Il Partito Democratico torna sulla vicenda delle Naiadi di Pescara e ribadisce che, malgrado gli annunci degli esponenti della maggioranza di centrodestra, risalenti ormai ad inizio d'anno, la struttura sportiva continua ad essere chiusa con buona pace di dipendenti, associazioni e fruitori. Ma intanto la giunta regionale Marsiglio e il presidente del consiglio regionale Sospiri si sono dati a un toto date, tutte puntualmente superate, le Naiadi sono ancora chiuse. Ma invece noi chiediamo oggi con questa conferenza stampa due cose. La prima, tutte le delibere propedeutiche alla riapertura delle Naiadi citate in una delibera di giunta non ci sono. Non c'è un regolamento per l'uso degli spazi, non c'è un regolamento sulla tariffazione, non sappiamo se i lavori propedeutici che pure vengono citati in questa delibera sono stati eseguiti, quindi fino a che non ci saranno tutte queste cose le Naiadi non riapriranno. E questo è un danno per la città, per l'Abruzzo intero, per le associazioni, per i ragazzi che sono costretti ad andare fuori dalla nostra città. Poi c'è un secondo aspetto. Le Naiadi storicamente hanno dimostrato l'impossibilità di essere gestite per dei costi molto sostenuti. Quindi ci servono soldi, finanziamenti per efficientare tutto questo impianto. Bene, il 7 di febbraio è venuto in Abruzzo il presidente del Consiglio Meloni. È stata sottoscritta la convenzione per i fondi 2021-2027. All'Abruzzo toccheranno 1.257.000.000 di euro. Quanti fondi sono stati destinati all'efficientamento di questi impianti natatori? Zero. Questa è l'attenzione del governo regionale verso le Naiadi. Qual è il futuro della struttura, Blasioli? Secondo me le Naiadi meritano questo efficientamento, meritano cioè che la Regione Abruzzo investa 5, 6, 7 milioni di euro, quello che serve per efficientare la struttura e rendere possibile la gestione all'esterno. Solo dopo si potrà pensare a una gestione privata. Ad oggi si può ipotizzare una riapertura in che tempi? Secondo me non è ipotizzabile in questo momento, manca ancora questa delibera, secondo me mancano ancora i lavori, naturalmente noi non li possiamo vedere ma non abbiamo visto neanche impegni di spesa su questi lavori, per cui riteniamo che sia impossibile una riapertura, sebbene diretta alle associazioni a brevissimo tempo, ma naturalmente se saremo sorpresi su questo siamo i primi a essere contenti.